c'è ancora una legge che dobbiamo, diciamo così, studiare per completare il comportamento dei gas. Dunque, tutte le leggi che noi abbiamo considerato fino adesso erano definite praticamente per delle sostanze pure, cioè ossigeno, azoto, idrogeno, ossigeno, azoto, idrogeno, quello che i gas che voi andate a considerare, nel senso che noi praticamente abbiamo detto che questo modello va bene per tutti quanti i gas, purché siamo lontani dalle condizioni in cui si verifica la condensazione. Va bene? Ma in effetti abbiamo che il modello di gas ideale non va bene soltanto per i gas puri, per le sostanze pure, va anche bene per le miscele gassose. Cioè, se noi abbiamo una miscela gassosa, ad esempio l'aria è una miscela gassosa perché è costituita dal 78% in volume, che a questo punto posso anche dire in moli, visto che è valido il principio di Avogadro, dire 78% in volume vuol dire anche dire 78% in moli, è la stessa cosa. Quindi 78% di azoto, 21% di ossigeno, 1% di argon e poi tutta una serie di costituenti minori dell'aria. Diciamo, l'acqua non la prendo in considerazione perché l'acqua è presente in quantità fortemente variabile. Diciamo che l'aria può essere considerata come se fosse azoto, come se fosse ossigeno, come se fosse idrogeno. Perché? Perché praticamente, ripeto, il modello di gas ideale va tanto bene per i gas puri quanto per le miscele gassose, per le soluzioni gassose. In effetti, quando fra qualche lezione studieremo il capitolo delle soluzioni, vedremo praticamente che le soluzioni, diciamo, gassose, le miscele gassose, sono sempre praticamente delle miscele perfettamente omogenee. Cioè si mischiano in maniera sempre perfetta e si può andare a rilevare dovunque, dopo un rapidissimo periodo di tempo che i due o più gas sono stati mescolati insieme, una perfetta uniformità di composizione chimica della miscela gassosa. L'unica cosa che dobbiamo andare a tenere presente quando si parli di miscele gassose è che per le miscele gassose si definisce un'altra grandezza. Questa grandezza è la pressione parziale. Quindi se noi abbiamo due gas, una miscela gassosa composta da due gas A e B, noi abbiamo che la pressione parziale del gas A è definita come la pressione che il gas A eserciterebbe se occupasse da solo tutto il volume a disposizione. Così come pure dicevo praticamente che la pressione parziale di un gas è la pressione che un gas eserciterebbe, un componente di una miscela gassosa eserciterebbe se occupasse da solo tutto il volume a disposizione. Praticamente noi abbiamo che la legge di Dalton che cosa ci dice? Ci dice che la pressione totale esercitata da una miscela gassosa è uguale alla somma delle singole pressioni parziali. Cioè, se noi abbiamo una miscela gassosa costituita da un gas A e da un gas B, abbiamo che la pressione totale esercitata dalla miscela gassosa è uguale alla pressione parziale di A più la pressione parziale di B. Ove per pressione parziale io che cosa intendo? Intendo la pressione che eserciterebbero i gas A e i gas B se occupassero da soli tutto il volume a disposizione. Adesso mi corre l'obbligo, poiché diciamo questo è un sistema, è una soluzione gassosa, è una miscela gassosa. Quandunque si cominci a parlare di soluzioni, di miscele, è necessario andare a definire qual è la concentrazione della miscela, cioè quanto ci sta di un componente e quanto ci sta dell'altro componente, oppure se noi abbiamo una miscela di più componenti, quanto c'è di ognuno componente. Allora facciamolo per un caso più semplice, che questo qui ha due, una miscela gassosa a due elementi soltanto.
Allora, la maniera con cui, una delle maniere con cui si va a definire la concentrazione di questa miscela gassosa è la frazione molare, che generalmente la frazione molare, quando si parla di componenti gassosi, si indica con la Y. Si dice che la frazione molare del componente A è uguale al numero di moli del componente A fratto il numero di moli totali presente nel sistema. Ma il numero di moli totale presente nel sistema è il numero di moli del componente A più il numero di moli del componente B, per cui possiamo anche scrivere che Y con A è uguale a N con A fratto N con A più N con B. Ovviamente possiamo scrivere altrettanto per il componente B, cioè la frazione molare del componente B è uguale al numero di moli del componente B fratto il numero di moli totale. Quindi possiamo anche scrivere che N con B fratto N con A più N con B. Ovviamente se noi sommiamo, ovviamente se i componenti invece di essere due erano tre, per ognuno di questi componenti avremmo scritto una relazione, diciamo, analoga. Se noi sommiamo Y con A più Y con B, che cosa otteniamo? Y con A più Y con B sarà uguale a N con A fratto N con A più N con B più N con B uguale N con A più N con B. E abbiamo N con A più N con B fratto N con A più N con B. E ovviamente sarà uguale a 1. Cioè, in poche parole, noi che cosa abbiamo qui? Abbiamo che la somma delle frazioni molari dei componenti di una miscela sarà sempre uguale a 1. Per cui le frazioni molari indipendenti di una miscela di N componenti ovviamente saranno N-1, perché quella ennesima sarà 1 meno la somma delle altre N-1. Adesso, una volta che abbiamo posto praticamente queste posizioni, che considerazioni dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a fare le considerazioni che l'equazione di stato dei gas perfetti vale sia per la miscela gassosa sia per i componenti A e B. Scriviamo l'equazione di stato per tutti e tre questi componenti. Dunque, per la miscela gassosa noi avremo che se P è il volume del recipiente, se P totale è la pressione esercitata dalla miscela gassosa, V è il volume del recipiente, sarà uguale al prodotto del numero di moli totali presenti nel sistema, non importa se sono A o se sono B, moltiplicato per R moltiplicato per T. Quindi questa è l'equazione di stato applicata alla miscela gassosa. Possiamo scrivere l'equazione di stato anche applicandola soltanto al componente A e al componente B. Facciamo. Abbiamo quindi che il prodotto della pressione parziale del componente A per il volume del recipiente moltiplicato il numero di moli del componente A per R per T sarà uguale a N con A per R per T. Altrettanto per il componente B, cioè il prodotto della pressione parziale del componente B per il volume del recipiente sarà uguale al prodotto di N con B per R. Se adesso noi sommiamo membro a membro queste due espressioni, che cosa otteniamo? Otteniamo P con A per V più P con B per V uguale a N con A per R per T più N con B per R per T, e mettendo in evidenza V avremo V uguale P con A più P con B. E qui avremo RT che moltiplica N con A più N con B. Ma P con A più P con B a chi è uguale? È uguale alla pressione totale. Quindi avremo V per la pressione totale. E N con A più N con B a chi è uguale? Al numero di moli totale. Quindi numero di moli totale per R.
Quindi praticamente la legge di Dalton, che ripeto è valida per miscele gassose, che cosa ci dice? Ci dice che, avendo definito la grandezza pressione parziale di un gas in una miscela gassosa come la pressione esercitata, se quel gas, se quel componente occupasse da solo tutto il volume a disposizione, noi abbiamo che la somma delle pressioni parziali dei singoli componenti è uguale praticamente alla pressione, alla pressione totale del sistema. Cioè, possiamo anche dire che a questo punto la pressione parziale dei singoli componenti è uguale alla pressione totale del sistema moltiplicato per la singola frazione molare. Quindi P con B uguale pressione totale e Y con B. Ovviamente se noi andiamo a sommare membro a membro queste due espressioni, cosa otteniamo? Otteniamo P con A più P con B uguale pressione totale che moltiplica Y con A più Y con B. Ma Y con A con più Y con B abbiamo dimostrato che è uguale a 1, e quindi abbiamo praticamente dimostrato la legge di Dalton, cioè che la pressione totale esercitata da una miscela gassosa è uguale alla somma delle singole pressioni parziali dei singoli componenti. Ora, per pressione parziale dei singoli componenti intendiamo la pressione esercitata dal singolo componente se occupasse da solo tutto il volume a disposizione. Diciamo, la legge di Dalton è una cosa abbastanza semplice. Va bene? Ci sono problemi? Ok. Allora ragazzi, per concludere questa lezione sui gas, ci manca, diciamo così, qualche rapido elemento di teoria cinetica e un accenno, diciamo così, ai gas reali. Dunque, la teoria cinetica io, diciamo, la tratterò in maniera molto molto semplice. Potrebbe essere trattata in maniera molto più onerosa, molto più complicata. Ritengo di fare cosa buona e giusta e anche a mio gradita trattandola in una maniera estremamente semplificata. Cioè, tutte queste leggi che noi abbiamo presentato, legge di Boyle, legge di Charles, il principio di Avogadro, in fondo non sono altro che delle evidenze sperimentali, l'equazione di stato dei gas perfetti, sono tutte quante delle leggi sperimentali. Tutte queste leggi sperimentali possono essere interpretate sulla base della teoria cinetica. Dunque, i presupposti della teoria cinetica quali sono? Dunque, alcuni, diciamo così, già li abbiamo evidenziati e li ripeto, sono praticamente le caratteristiche di un gas perfetto, cioè un gas perfetto deve avere molecole puntiformi, cioè le molecole, il volume proprio delle molecole deve essere zero. Cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che il gas si deve trovare in delle condizioni tale che il volume proprio delle molecole deve essere trascurabile rispetto al volume del recipiente che contiene le molecole, alias che significa trovarsi molto lontano dalle condizioni in cui si verifica la condensazione. Poi abbiamo che non si deve verificare nessun tipo di interazione fra le varie particelle. Ovviamente anche questa è una cosa estremamente ideale, perché abbiamo visto che anche fra molecole e atomi di elio si verificano le interazioni delle tenuissime forze di van der Waals, ma queste interazioni comunque praticamente si verificano. Diciamo, il modello di gas perfetto e la teoria cinetica imporrebbero volume proprio delle molecole nullo, e anche questa ovviamente è un'astrazione, e assenza assoluta di interazioni fra le molecole. Poi, che altro prevede, diciamo così, la teoria cinetica? Prevede praticamente che le particelle praticamente costituiscono un gas, si muovono di un moto rettilineo uniforme. Questo moto rettilineo uniforme cambia quando le particelle urtano o contro le pareti del recipiente che le contiene o urtano fra di loro. La teoria cinetica prevede altresì che l'urto sia perfettamente elastico,
Che significa urto perfettamente elastico? Urto perfettamente elastico, lo studierete in fisica, vuol dire praticamente che l'urto avviene senza nessuna dissipazione d'energia. Cioè, in poche parole, che tutta l'energia da cui sono animate queste particelle non viene dispersa all'atto dell'urto. E anche su questo, diciamo, non è che siamo proprio d'accordo, perché dipende da come avviene questo urto, un pochino di energia in certe situazioni può essere sempre dispersa. Va bene? E poi, praticamente, il punto quarto della teoria cinetica dei gas, che cosa prevede? Prevede praticamente che questo sistema costituito da tante molecole, da un numero molto molto elevato di molecole, consideriamo che vi posso dire una mole di gas, no, una mole di gas non è una quantità di gas che è mostruosa, per esempio una mole di ossigeno sono 32 grammi di ossigeno, 32 grammi di ossigeno non è una quantità mostruosa di ossigeno. Ebbene, una mole di gas contiene 6,022 per 10 alla 23esima molecole. Dunque, questo sistema costituito da un numero enorme di molecole, sono miliardi di miliardi di miliardi di molecole, non so nemmeno come definirlo, queste molecole sono tutte quante animate da una certa velocità e sono delle velocità che sono estremamente variabili fra di loro. Quindi praticamente il sistema costituito da queste molecole, poiché queste molecole sono animate da una certa velocità, sarà anche dotato di una certa energia cinetica, perché voi sicuramente saprete che l'energia cinetica di un corpo che si muove è dato dal prodotto 1/2 m/v². Va bene? Adesso, la teoria cinetica dei gas che cosa prevede? Prevede che l'energia cinetica di un sistema di particelle è direttamente proporzionale, l'energia cinetica media di un sistema di particelle gassose è direttamente proporzionale soltanto alla sua temperatura assoluta. Chiaro? Quindi i quattro punti su cui si basa la teoria cinetica dei gas sono: molecole puntiformi, quindi volume delle molecole trascurabili rispetto al volume del recipiente che contiene le molecole, assenza di interazioni, urti perfettamente elastici, quindi molecole che viaggiano in moto rettilineo uniforme, che può essere turbato soltanto da urti con la parete o urti con altre molecole. Comunque tutti gli urti sono perfettamente elastici, cioè non si verifica dissipazione di energia all'atto dell'urto. E poi energia cinetica media del sistema di particelle, che è funzione soltanto della temperatura assoluta. Adesso, se si applicano i metodi, questa volta della meccanica classica, non della meccanica quantistica, quindi meccanica classica dovrebbe essere qualcosa di abbastanza semplice, a questo sistema di particelle, con le ipotesi che abbiamo fatto, uno ci si può andare a calcolare il valore della pressione esercitato da un sistema di gas, come, seguitemi un poco, come somma degli impulsi dati dagli urti delle particelle contro le pareti, che generano una variazione di quantità di moto nelle particelle stesse. Diciamo, vi rammenterò un pochettino le nozioni di fisica, le conoscenze di fisica che dovreste aver acquisito al liceo. Quando praticamente, diciamo così, si agisce con una forza su un corpo, questo corpo varia la sua velocità e varia la sua quantità di moto. E sia che il prodotto dell'impulso della forza, quindi il prodotto della forza per il tempo per il quale la forza agisce, è uguale alla variazione della quantità di moto. Allora, se uno va a contare tutte le variazioni delle quantità di moto delle particelle che urtano contro le pareti, si può anche andare a calcolare la somma degli impulsi che le pareti ricevono. La somma degli impulsi delle pareti che le pareti ricevono diviso la superficie delle pareti vi dà proprio la pressione. Diciamo che questa è una dimostrazione bella, elegante, però un po' tediosa dal punto di vista matematico. Diciamo che a seconda di come viene sviluppata dai vari libri di testo, si va dalle 2 alle 4 pagine di passaggi matematici e io, diciamo così,
decido di risparmiarvela, perché ripeto, l'essenziale è capire i concetti, e quello che vi voglio dire è che questi concetti possono essere suffragati anche da una dimostrazione matematica ineccepibile. Il risultato a cui si arriva semplicemente è quello lì che sono andato a disegnare qui avanti, è che praticamente la pressione a che cosa risulta essere uguale? Risulta essere uguale al numero di Avogadro, questa n stilizzata, che cos'è il numero di Avogadro? V è il volume del recipiente. M è la massa della molecola. E questo V al quadrato è la velocità media delle molecole. Sempre con un altro pochettino di passaggi matematici, dopo essere arrivati a questo risultato, si può anche arrivare al risultato che l'energia cinetica di questo sistema di particelle, che ovviamente è uguale a un mezzo mv², dove ovviamente m chi è sempre la massa della molecola, v² che cos'è? È la velocità media delle molecole, è uguale a 3 mezzi r fratto n. Ora n come al solito è il numero di Avogadro, R è la costante dei gas ideali, costante dei gas, e T è la temperatura assoluta. Vi ripeto, ci vogliono due pagine e mezzo, tre pagine per arrivare a questo risultato qui, e un'altra paginetta per arrivare a questo risultato. Io vi dico semplicemente a che cosa arriviamo, è chiaro? Diciamo, quello che voi dovete semplicemente ricordare, che è importante ricordare, è che l'energia cinetica media di un sistema di particelle gassose è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Se poi vi ricordate anche che la costante di proporzionalità è questo 3 mezzi R fratto N. R fratto N è un'altra costante che si chiama costante di Boltzmann, dal nome del signore che si andò a studiare queste cose qui, tanto vi ha guadagnato. Però quello che dovete ricordare è che l'energia cinetica media di un sistema di particelle gassose è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Va bene? Adesso possiamo andare a ragionare. Dunque, abbiamo raggiunto un risultato abbastanza interessante, cioè quello lì che ci ha permesso, diciamo, di correlare l'energia di un sistema costituito da particelle gassose alla sua temperatura assoluta. Cioè, questa è una cosa molto molto importante, perché? Perché praticamente voi immaginate che vi posso dire una macchina a fluido. Una macchina a fluido può essere un motore a scoppio, può essere, che ne so, una caldaia a vapore, delle vecchie locomotive a vapore. Cioè l'attitudine a compiere del lavoro che ha il fluido che evolve all'interno di queste macchine a fluido, essenzialmente da che cosa dipende? Dipende soltanto dalla sua temperatura. Cioè la capacità di far camminare quella locomotiva e di trascinarsi il treno appresso dipende da cosa? Quanto più alta è la temperatura del vapore acqueo, tanto più capacità di fare lavoro avrà praticamente questo vapore acqueo. È chiaro? Quindi è un risultato che non è poi tanto banale, è un risultato che è abbastanza interessante. Quindi diciamo così, questo è un risultato molto molto importante dal punto di vista applicativo, quindi soprattutto dal punto di vista, diciamo, delle applicazioni delle macchine a fluido. Diciamo che alcuni di voi seguono il curriculum meccanico, ecco, per quelli là che seguono il curriculum meccanico questa parte qui è importantissima,
terranno tutta una serie di esami, macchine, meccanica applicata alle macchine, che sono queste cose qui. Ma anche quelli là che fanno ingegneria elettrica, questo è qualcosa di molto importante, perché l'energia elettrica come si produce? Soprattutto in Italia si produce andando a bruciare combustibili. Per trasformare l'energia termica che si ottiene bruciando i combustibili in energia elettrica, sempre queste benedette macchine a fluido, turbine a vapore, turbine a gas devono essere utilizzate e quindi sempre là andiamo a finire. Quindi sono tutte cose di grandissimo interesse per tutti quanti quelli che seguono questo corso. Però dal punto di vista, diciamo così, della chimica, di quello che succede in un sistema di tipo chimico, della capacità della materia di reagire, di combinarsi e di dare origine a dei prodotti di reazione che sono diversi dalle sostanze che partono, quindi dai reagenti, il tipo di considerazioni che noi abbiamo fatto non è sufficiente, non basta, dobbiamo ulteriormente approfondirle. Perché? Perché vedremo che in molti processi, quali ad esempio, che vi posso dire, l'evaporazione, quale ad esempio la sublimazione, quale ad esempio le reazioni chimiche, non è importante l'energia cinetica media del sistema, no, quella non ha quasi nessuna importanza. È importante invece l'energia cinetica che hanno le singole particelle. Allora quindi è necessario andare a vedere un pochettino in che maniera si distribuisce l'energia cinetica delle varie particelle. Adesso questo, diciamo così, problema è stato affrontato da due signori che si chiamavano Maxwell e Boltzmann, che diciamo hanno messo a punto delle curve di distribuzione delle velocità molecolari che vengono dette curve di Maxwell-Boltzmann. Alcuni libri stanno indicato solo come curve di Boltzmann, però è più corretto definirle come curve di Maxwell-Boltzmann. Che cosa, diciamo così, riportano queste curve di Maxwell-Boltzmann? Allora, ragioniamo un pochettino. Consideriamo un sistema gassoso in cui si trovano un numero n con 0 di particelle molto molto elevate, va bene? Quindi abbiamo un sistema gassoso in cui sono presenti n con 0 particelle, quindi non lo so, se è una mole, se è un numero di Avogadro, o un numero imprecisato molto grande di particelle. Queste curve di Maxwell e Boltzmann che cosa vi riportano? Vi riportano sull'asse delle ordinate, l'asse delle ascisse, che ovviamente riporta la variabile indipendente, vi riporta la velocità di queste molecole. Va bene? Sull'asse delle ordinate che cosa riporta? Riporta il numero di molecole n aventi una determinata velocità. Però, diciamo così, riportare il numero di molecole n aventi una determinata velocità non ha nessun senso. Perché? Perché io devo riferire questo numero di molecole n grande aventi una determinata velocità al numero di molecole che ci sono nel sistema. Cioè, se io ho 10.000 molecole in un sistema e ho 100 molecole che hanno una certa velocità, ha un significato. Ma se invece di esserci 10.000 molecole ci stanno 10 miliardi di molecole, quel 100 assume un risultato, un valore completamente diverso. Quindi riportare il numero di molecole che hanno una certa velocità non ha nessun significato. Quello che bisogna riportare è la frazione di molecole aventi una certa velocità. E la frazione di molecole avente una certa velocità è n fratto n con 0. Cioè se io ho n con 0 molecole presenti nel sistema, la frazione n fratto n con 0 mi darà la frazione di molecole che hanno quella velocità. Chiaro? Cioè invece di riportare il numero, io quel numero l'ho rapportato al numero di molecole che è presente nel sistema. Ovviamente n fratto n con 0 sarà un numero che sarà sempre minore di 1. Sarà compreso tra 0 e 1. Va bene? Allora, a
temperatura ambiente, queste curve di distribuzione delle velocità molecolari hanno una forma che è quella che vi vado adesso a disegnare alla lavagna. Partono dall'origine degli assi e fanno così, vedete? La cosiddetta curva a campana. Guardate un pochettino, il fatto che partano dall'origine degli assi, che cosa vi dice? Vi dice praticamente che velocità zero non ce l'ha nessuna molecola. Quindi è impossibile che ci siano molecole ferme se non ci troviamo alla temperatura dello zero assoluto. A temperature diverse allo zero assoluto ci saranno molecole lente, ma non ci saranno molecole ferme. Poi praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che questa frazione aumenta rapidissimamente all'aumentare della velocità fino a raggiungere un valore massimo e poi andrà mano a mano diminuendo. Adesso guardate qui la parte finale di questa curva. Questa curva è asintotica all'asse delle ascisse. Questo che cosa significa? Significa che qualunque valore delle velocità molecolari noi andiamo a fissare, ci sarà un numero di molecole che potrà essere quantunque piccolo, ma comunque finito, che avrà valore superiore a questa velocità. È chiaro? Cioè, se io per esempio prendo anche un valore delle velocità molecolari, vedete, molto alto, io che avrò? Avrò praticamente che ci sarà una frazione di molecole che mi è data dall'area tratteggiata da questa curva qui, che avrà praticamente velocità superiore a quella di un valore prefissato. Se io lo prendo più alto questo valore, questa area tratteggiata sarà più piccola, ma comunque non sarà mai uguale a zero. Va bene? Ok? Adesso ragazzi, io vi ho riportato semplicemente la curva, ci sta proprio la funzione matematica. Diciamo queste funzioni matematiche vengono riportate sui libri di chimica di livello superiore, penso in quelli là che vi ho indicato io, nemmeno è riportata questa curva, forse sul Mann è riportata, però chiaramente non ce ne importa assolutamente niente. Noi diciamo così, andiamo a studiare questi fenomeni dal punto di vista qualitativo, non lo andiamo ad approfondire tanto. Il punto che è molto 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 importante è che il fatto che queste curve siano asintotiche all'asse delle ascisse vuol dire che qualunque valore delle velocità molecolari io fissi, ci sarà una frazione di molecole piccola ma comunque finita che avrà velocità superiore a quella di qualunque valore prefissato. Siamo d'accordo? Va bene? Allora, scusatemi, fatemi rifare il disegno perché mo su questo disegno ci dobbiamo ragionare un altro poco. Allora, per prima cosa, noi abbiamo detto che questa curva delle distribuzioni delle velocità molecolari, abbiamo detto, è asintotica all'asse delle ascisse. Questo che significa? Significa che per qualunque valore delle velocità molecolari che noi fissiamo ci sarà una frazione piccola ma comunque finita che avrà velocità superiore a quella di questo valore prefissato e che questa frazione che ha velocità superiore a quella del valore prefissato vi è data dall'area sottesa dalla curva al di sopra di questo valore. Quindi questo è il valore della velocità prefissata. Va bene? Adesso ragioniamo un pochettino. Noi abbiamo che per una singola molecola la sua energia cinetica che cosa sarà uguale? Abbiamo che per la singola molecola abbiamo che la sua energia cinetica sarà uguale a 1/2 m². Ove la V che compare qui è la velocità della singola molecola. Quindi ogni molecola sarà dotata di una certa energia cinetica. E ovviamente l'energia cinetica sarà tanto più elevata quanto più elevata sarà la velocità molecolare. Bene, allora il ragionamento che noi abbiamo fatto parlando delle velocità molecolari può essere fatto pari pari, senza cambiare una virgola, anche per le energie cinetiche. Cioè,
dato che a questo valore, chiamiamolo V asteriscato, vedete, della velocità, corrisponde un, chiamiamolo questo valore V asteriscato, vedete, un valore dell'energia cinetica E con C asteriscato, a questo valore della velocità V asteriscato corrisponde un valore dell'energia cinetica E con C asteriscato. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che per qualunque valore dell'energia cinetica che io fisso, diverso da infinito, per qualunque valore finito dell'energia cinetica che io fisso, io avrò una frazione piccola ma comunque finita di molecole che hanno energia cinetica superiore a quella di questo valore prefissato. Va bene? Ci sono problemi? Benissimo, allora proseguiamo, andiamo un altro pochettino più avanti. Diciamo che questa è la distribuzione delle velocità molecolari a temperatura ambiente, quindi chiamiamola T con zero questa qui, vedete? Vediamo un pochettino che cosa succede se io innalzo un poco la temperatura. Se io innalzo un poco la temperatura, la forma della curva resta simile, però, diciamo così, cosa fa? Si schiaccia e si sposta in avanti. Cioè, se questa è la curva di distribuzione delle velocità molecolari alla temperatura T con 0, alla temperatura T con 1 superiore a T con 0, la curva di distribuzione delle velocità molecolari diventa questa qui. Va bene. Adesso ragioniamo un pochettino, guardiamo un pochettino questa curva qui. Dunque, noi passando dalla temperatura T con 0 alla temperatura T con 1, l'aumento di energia cinetica medio del sistema è stato un aumento di energia cinetica medio lineare. Cioè, se in poche parole noi abbiamo raddoppiato la temperatura assoluta del sistema di particelle gassose, l'energia cinetica media delle particelle è esattamente raddoppiata. Se l'abbiamo dimezzata, è esattamente dimezzata. Se l'abbiamo triplicata, l'energia cinetica media è esattamente triplicata. Però andiamo invece un pochettino a guardare il numero di particelle avente energia cinetica superiore a quella di un valore prefissato. Abbiamo detto che alla temperatura T con 0 la frazione di particelle avente energia cinetica media superiore a quella di un valore prefissato, che abbiamo preso questo qui come valore prefissato, l'avremmo potuto prendere più qua, era assolutamente la stessa cosa. Noi stiamo facendo semplicemente un ragionamento, chiaro? Allora, la frazione di particelle avente energia cinetica superiore a quella di questo valore prefissato risulterà essere uguale all'area sottesa da questa curva dopo il valore che noi stiamo considerando. Quindi risulterà, per il momento fatemi, diciamo, fare meglio un pochettino il disegno, allunghiamo un pochettino quest'asse, sarà praticamente dato da quest'area qui, vedete? Come potete vedere, la frazione di particelle avente energia cinetica superiore a quella di un valore prefissato è aumentata di molto. Va bene? Adesso portiamo, diciamo così, riportiamo su questo diagramma la curva delle distribuzioni delle velocità molecolari per una temperatura T con 2 che è ancora maggiore a T con 1. Allora, noi abbiamo che la curva ha sempre le stesse caratteristiche, però si schiaccia sempre di più e si sposta sempre più in avanti. Per cui a una temperatura T con 2 noi avremo una curva delle distribuzioni delle velocità molecolari che farà così.
questo è T2. Vedete ragazzi, non so se il mio disegno lo lascia capire, l'area sottesa da queste tre curve come sarà fra di loro? Sarà sempre maggiore, sarà sempre uguale, sempre l'area sottesa da tutte le curve, scusate, ho detto tutte le curve, perché l'area sottesa da tutte le curve assume valore 1, rappresenta tutte quante le molecole, chiaro? Se noi invece, diciamo così, andiamo a vedere, ecco, ripeto, se in questo caso passando da T con 0 a T con 1 a T con 2, supponiamo che la temperatura assoluta del sistema nel passare da T con 0 a T con 2 si è raddoppiata, nel passare da T con 1 a T con 2 si è triplicata rispetto a T con 0, noi abbiamo che l'energia cinetica media del sistema si è prima raddoppiata e poi triplicata, ma il numero di particelle avente energia superiore a quella di un valore prefissato non è variato nella stessa maniera, perché praticamente nel nuovo caso, cioè quello là relativo alla temperatura 2, sarà dato praticamente dall'area sottesa dalla curva per valori superiori a E con C. In effetti, se si va a vedere come varia la frazione di particelle aventi energia superiore a quella di un valore prefissato, quella varia in questa maniera qui, vedete, n fratto n con 0 uguale e elevato a meno e con c asteriscato fratto r, chiaro? Questo vi dice anche un'altra cosa, che quando T assume valore infinito, questo qui praticamente diventa 0, e elevato a 0 quanto è uguale? A 1. Quindi in poche parole, n fratto n con 0 uguale a 1, che significa? Significa che tutte le molecole hanno energia superiore a quella di qualunque valore finito prefissato. Ma questa situazione si verifica soltanto quando la temperatura assume valore infinito. È chiaro? Cioè, in poche parole, questa relazione è molto molto importante, perché che cosa vi dice? Vi dice che quando noi consideriamo l'energia cinetica media di un sistema di particelle gassose, abbiamo che l'energia cinetica media di un sistema di particelle gassose è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta. Ma se noi consideriamo l'energia cinetica, il numero di particelle aventi energia cinetica superiore a quella di un qualunque valore prefissato, questo non varia linearmente all'aumentare della temperatura, varia bensì esponenzialmente. È chiaro? Adesso, poiché noi vedremo nelle prossime lezioni che tantissimi processi fisici o processi chimici, per poter avvenire, necessitano che le particelle abbiano una velocità, quindi un'energia cinetica superiore a quella di un valore prefissato. Quindi noi che cosa avremo? Avremo quindi che la dipendenza dalla temperatura di tutti quanti questi fenomeni, per i quali le particelle devono avere una certa velocità superiore a quella di un valore prefissato, di che tipo sarà rispetto alla temperatura? Sarà sempre di tipo esponenziale. È chiaro? Quindi se capite questo fatto qua, capire quello che verrà nelle prossime lezioni sarà facilissimo. È chiaro? Cioè, nelle prossime lezioni noi che cosa vedremo? Quando studieremo i liquidi, vedremo che i liquidi evaporano e vedremo praticamente che riescono a allontanarsi dallo stato liquido e a passare allo stato aereiforme soltanto quelle molecole che hanno un'energia superiore a quella di un valore prefissato, che gli permette di sfuggire alla forza di attrazione delle altre molecole. Questo numero di molecole varierà all'aumentare della temperatura in maniera esponenziale.
Quindi ecco il motivo per il quale la tendenza di un liquido ad evaporare con la temperatura è una tendenza di tipo esponenziale, cioè evaporerà tanto più rapidamente quanto più alta è la temperatura, ma non sarà una dipendenza lineare come ci saremmo aspettati da questa relazione qui. La dipendenza sarà di tipo esponenziale, perché non è importante l'energia cinetica media del sistema, è importante l'energia cinetica che ha la singola particella. Cioè sarà necessario avere un'energia cinetica, una velocità superiore a quella di un valore prefissato, affinché quel dato processo avvenga. Cioè supponete che per scappare dal liquido una particella debba avere una velocità superiore a questa. Soltanto le particelle, la frazione di particelle che hanno energia cinetica a velocità superiore a quella di questo valore prefissato riusciranno a dare origine a questo fenomeno. Altrettanto si può dire per le reazioni chimiche: possono reagire soltanto quelle particelle che hanno un'energia cinetica superiore a quella di un valore prefissato. Quindi vi ripeto, capire questa lezione qui metterà i presupposti per capire tutta una serie di lezioni che vengono più avanti molto molto facilmente. Va bene? No problemi? Ci sta qualche domanda? Ok, allora io farei una piccolissima interruzione e poi vi comincio a parlare un pochettino dei solidi oggi. Cominciamo, diciamo così, a andare un pochino avanti, giusto a introdurre qualche considerazione. E poi continuiamo la settimana prossima.